Ad un anno esatto dalla sua rielezione a sindaco di Cosenza, Mario Chiuto ha convocato una conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti sui primi 12 mesi del suo secondo mandato, tra continuità amministrativa e nuovi progetti. Uno sguardo complessivo ad una città che cresce, in cui è cambiata anche la mentalità dei cittadini, che hanno acquisito una nuova coscienza civica. Molte opere sono state completate, prima tra tutte Piazza Bilotti, e altre sono in fase di completamento, come il Ponte di Calatrava, il Planetario e nuove piazze. In questo primo anno sono stati messi in campo progetti importanti come il nuovo PSC, il Piano Strutturale Comunale, il Manifesto della Salute dei Cittadini e tante iniziative in materia di welfare. Noi adesso ci proponiamo per il futuro intanto di correggere quegli errori che sono stati fatti da una politica urbanistica del passato, con la creazione di quartieri marginali. Dobbiamo soprattutto investire questi anni per riqualificare e riabilitare queste zone, da Via Popilia a San Vito, Serra Spiga, tutti i quartieri, diciamo, anche le frazioni stesse dobbiamo portare lì più servizi. Ma voglio dire, dobbiamo cambiare proprio questi pezzi che non sono città, dobbiamo farli diventare pezzi di città, con opere pubbliche, con infrastrutture, con la riconoscibilità, l'identità che è necessaria che qualunque area della città abbia. Poi dobbiamo puntare sul benessere dei cittadini, sulla qualità anche dei servizi dal punto di vista del trasporto pubblico, delle attività che si possono mantenere in un luogo pubblico di qualità per le persone anziane, per i bambini. Ecco, noi intendiamo lo spazio pubblico in questo modo, cioè spazio che è soprattutto vitale per le persone che vivono la città abitandola come pedoni. La mobilità deve essere a supporto, diciamo, di queste persone. Poi abbiamo tanti progetti anche sul welfare. Il welfare è di tipo distributivo, noi siamo una città che offre servizi da questo punto di vista, dall'emergenza abitativa ai contributi fitto casa, alle cooperative sociali che sono in numero abbastanza consistente, a progetti di assistenza per le famiglie veramente bisognose. Però il welfare non può essere solo di tipo distributivo, deve essere anche di tipo creativo. Cioè deve essere inteso anche come una possibilità che si dà ai giovani di sviluppo sociale, anche economico, diciamo, con nuovi posti di lavoro, nuova occupazione. Quindi dobbiamo puntare a creare nuove economie nella città, nuova ricchezza, implementando il turismo, implementando le attività che sono fondamentali per far sì che la nostra città, che è bellissima, possa essere anche una città che ha delle presenze, dove si sviluppano attività commerciali. Questo può consentire ai cittadini una nuova prospettiva, diciamo, anche di vita, nel senso che i giovani possono restare più facilmente qui, possono investire nella loro vita creandosi una famiglia, insomma, noi questo vogliamo. Al termine dell'incontro, lo staff di segreteria ha fatto dono al sindaco di una rivista celebrativa che racchiude i momenti più importanti dei suoi 6 anni di governo della città.